La cervicale, e ne vogliamo parlare con Barbara Parrini, naturopata, perché la affronteremo sotto una visione olistica. Quindi la cervicale è un qualcosa che invalida tantissimo le persone, è diventata quasi una malattia sociale. Eh sì, ma si può uscire da quel dolore invalidante, ma per uscire bisogna impegnarsi, bisogna avere quella voglia di andare a scoprire quali sono le cause scatenanti che creano questo dolore, soprattutto in questo periodo che settembre è un po' l'inizio dell'anno per molte persone. E anche il periodo come questa settimana che c'è stato molto vento, molte persone gridano proprio Certo. questo dolore. Quale, nella medicina tradizionale cinese viene definita la sindrome del giunco. Che cosa vuol dire? Mi piego ma non mi spezzo. Nella psicosomatica invece è la sindrome dello zainetto. Le persone che hanno a che fare con questo dolore invalidante sono persone che sono cariche di tensione, cariche di responsabilità e non hanno disimparato a rilassarsi, a lasciarsi Quindi si andare. creano quelle tensioni nella parte del collo, delle Sì, spalle. spalle, collo, nuca, tratto dorsale, fino a Certo, portare i ad mal di testa. acufeni, nausee, fino ad andare anche, sfocia anche quando è cronico, anche in altre cose molto, come si dice, proprio Invalidanti proprio. invalidanti. La medicina, la naturopatia non si sofferma solo sulla risposta, sulla codificazione che dà la medicina tradizionale e la psicosomatica, va oltre. Cosa vuol dire? Quando si presenta la persona da te e ti chiede aiuto per questo, va osservato in tutte quelle che sono le sue piccole abitudini nel quotidiano. Cosa vuol Certo. dire? Come dormo? Qual è il mio cuscino? Il mio cuscino mi sostiene o va a peggiorare, ad infierire sul mio dolore? Quando sono nel mio ambiente di lavoro, dov'è posizionato il mio computer? O faccio un lavoro dove chino la testa? O la mia zona lombare non è perfettamente in allineamento con la testa? Alla sera, quando rientro, quali sono le mie abitudini? Mi metto seduto sul divano o a leggere un libro che vado ad infierire? Sono tutte quelle piccole cose che se non vanno, non vanno corrette o migliorate, vanno sicuramente ad infierire sulla propria cervicale. E questa, insomma, la visione olistica, no? Questa è La la persona visione olistica, nell'insieme, non è nell'insieme. guardare proprio le abitudini quotidiane di quella Sì. persona cercando di cambiarle, perché basta poco, giusto, Sì, Barbara? certo, perché il dolore è lì che ti dice che c'è qualcosa che devi cambiare. Certo. Se ti ostini a non ascoltarti e a non osservarti, te lo porterai dietro e convivi con il dolore senza porre Noi poi e abbiamo vedere delle la immagini, risoluzione. no? Nelle quali possiamo capire meglio come potersi, tra virgolette, autocurare, no? Farle Certo. quando arriva il dolore, oppure quando giustamente il professionista ti dice: guarda, fai questi piccoli esercizi anche a casa. Sì, che sono dei piccoli Vediamo qui dalle immagini. esercizi che ti aiutano semplicemente a lasciare andare quelle tensioni, le tensioni sui trapezi, le tensioni sulle spalle. Quando si ruota la testa si sentono questi sassolini, questa Questi sabbia, scricchiolii. questi scricchiolie che si possono davvero evitare con dei gesti semplici che sono quelli proprio del rilasciamento. Posizionare, lo si vede anche un po' dalle immagini, in questa posizione si dice nello Shavasana, dove il corpo si abbandona al totale rilasciamento. Che poi se, vedo anche coadiuvati da cuscini, da Da attrezzi, da sostegni, sostegni. che nel sostegno serve proprio, mi lascio sostenere per mollare. Non basta neanche il sostegno a Anche questa è volte. meravigliosa, questa Sì. immagine. Sì, perché il diaframma è collegato, qui il diaframma si rilascia. E il diaframma è collegato al nostro sistema respiratorio. A volte non basta solo metterli nella posizione corretta le persone, non è Certo. sufficiente. Il respiro è quello che ti libera dalla
dolore acuto. Anche perché, scusa, io che non sono esperta, sì, no? Vedere una persona in quella, in quel modo, sì, no? Pensate, tutti i nostri organi interni praticamente si allargano, sì, e creano degli spazi. Sì. Scusami, ora io traduco, sì, in, sì, modo, sì, ribadisco, non esperto. E quindi si ha un benessere anche. E soprattutto in quella posizione, anche nella posizione da sdraiata, la fase dell'inspirazione, che è una fase che ha bisogno di una contrazione, perché il diaframma si attacca all'intestino tenue e abbiamo altri muscoli accessori come trapezi e scaleni che in quella fase si contraggano per dare spazio alla nostra cassa toracica di allargarsi per riempire i nostri polmoni. Perché c'è un altro aspetto da dire, che quando si ha dolore il nostro respiro è corto e a volte non ci facciamo caso, sì, ma succede anche questo, sì, quindi poi cominciano anche altri problemi. E quel respiro corto nella fase dell'ispirazione, che è una fase di contrazione, va trasformata in una fase passiva e le posizioni dove tutto si abbandona e si rilassa. Quindi uscire dalla cervicale con la visione olistica si può, ovviamente poi voglio dire il medico è una cosa, uno, certo, può, sono tutte, si può. Le varie figure professionali si possono a sostegno della persona. Bene, e perché non provare? Allora, abbiamo parlato della cervicale, visione olistica, come poterne anche uscire con la nostra esperta Barbara Parrini, naturopata.